Ed eccoci qua, benvenuti con Avionauta nel 47esimo episodio di Europa Universalis 4 Art of War con la Prussia. Nello scorso episodio abbiamo fatto una guerra di coalizione contro la Gran Bretagna, gli ottomani, il Papa ed altra gente che non ricordo. Ho fatto un bel danno alla Gran Bretagna, gli ho tolto praticamente tre quarti di nazione, ne ho tolte pure più di quelle che mi sono ricordato di trasferire alla Cornovaglia. Loro dovrebbero cominciare a fare dei core, ma vedo che ancora non lo fanno. Se vedete qualche giorno in più qua è perché ho salvato e poi ho tolto la base e non me ne sono accorto. Spero che non siano passati troppi giorni. Vabbè. E dicevo, potrei creare adesso il Sacro Romano Impero, così che non avrei più a che fare con tutti questi 41 scalmanati qui, ma forse fin quando non facciamo grossi danni a tutta sta gente è meglio tenerseli. Polosk ha un bel po' di claim sulla Svezia, quindi magari il prossimo a cui far guerra è proprio la Svezia. Vediamo un po' la Svezia con chi è alleata. È una coalizione contro... Ah, è target della coalizione della Russia. È alleata con Galizia, Brittany e Burgundy. Buono. Burgundy, perché no? Quindi io farei guerra di nuovo alla Svezia a sto punto. Chiamerei... Loro non posso perché mi sa che c'ho una tregua. Vediamo fino a quando, se c'è da aspettare troppo. Magari posso attendere, se non c'è da aspettare molto. Madonna. Allora. Macello. Eccola qua. 86, 4 anni. Vabbè. Allora, facciamo guerra comunque. Vedremo che si riesce a fare. Però io tirerei dentro pure Galizia. Questa. Magari vendiamo qualcos'altro a loro se ci riusciamo. E Brittany. No, vabbè, Brittany lasciamo perdere per il momento. E andiamo avanti. Quindi, guerra alla Svezia, che come vedete ha già le navi pronte lì. Anche noi, a quanto pare. Per puro caso. Andiamo, ragazzi. Forza, bene. Ok, quindi la Svezia ha perso le navi. Io queste le rimetto tranquillamente a pattugliare. Ok, ok, sono andate a casa pure quelle. Andate pure a far danni voi vassalli alla Svezia. Io me ne sto tranquillo qui. Vedete? Io per quello non voglio unificarli, perché c'è poco lavoro da fare. Guardate quanti sono. Fanno tutto loro. Vabbè, andate ragazzi. Oh, 21 svedesi lì che fanno danni. Facevano danni. Hanno perso, bene. Va bene. Io non so se qualcuno di loro non sia d'accordo con... Vedete, tutti e 41 votano a favore, tutti contenti. Vabbè. Magari potrei a sto punto chiedere a qualcuno di cambiare religione. Allora, aumentiamo un po' le relazioni con loro e li facciamo diventare protestanti, così ce li troviamo già convertiti i territori. Man mano, no? Questa può essere pure un'altra cosa da fare. Abbiamo dei ribelli. I croati, come sempre. I croati. Vabbè, spendiamo punti. Ashtrit, eh? Ok. I croati sono andati. Va bene. Qualcuno già vuol far pace. Non abbiamo nemmeno cominciato. La Polonia. La Polonia è stata già assediata fin l'ultimo capello, sì. A sto punto l'annetto? Eh? Direi di sì, l'annettiamo appena si può. Posso trasferire a Polosk? Trasferisco a Polosk. Se dovessi chiedere alla Svezia questa, 27%, vabbè, mi piace. Loro pure vogliono far pace già, fa piacere. Trasferisco a Polosk pure questa. Bella grossa Polosk. Un giorno la annetterò. Ti è caduto un sacco di roba qui. Forza ragazzi. Aia. Quello fa male, eh. Quello fa male. Questa è Brittany che è venuta qui sotto. Allora vediamo loro se posso chiedergli... quasi, eh. Accetterebbero. Vediamo con un matrimonio se sono più d'accordo a questa cosa.
questo punto potrebbe essere un modo per... Sì, accettano. Ok, l'Austria diventa protestante. Eccellente, 20 Imperial Authority, che mi serve a una mazza. Sì, magari se le fanno loro le conversioni. Ok, un'altra idea. Andiamo avanti. Potrei prendere... Devo togliere a qualcuno... Ah, la Russia non è più rivale... Cioè, siamo così potenti ormai che manco la Russia può essere più rivale nostra. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Ah, la Russia si è spezzata in due. Ha perso Perm qui. Questa è tutta robaccia. Il Giappone, vedete dove è arrivato il Giappone, eh? Ok, perdiamo dei soldi. Ne abbiamo talmente tanti che non è un problema. Royan fa pace. Polonia, ti fai annettere? No. Vabbè. Jeni Pazar. Non so dove sia. Tanto ormai è il nostro unico rivale, a quanto pare. Jeni Pazar. Ah, tutti i sigli li possiamo fare. Li facciamo tutti, pian piano. Con quale... qui stiamo avanti. Vediamo il missionario, va. Ok. Dove ce l'ho l'arresto? Vediamo un po'. Ahum, Ragusa e Bosna. Qui ci stanno queste cavole di... di posti ex ottomani. Questo posso trasferire l'occupazione? Sì. Questo non posso trasferire l'occupazione. Non è più libera. È sotto assedio. Oh. Ah, posso far tornare dei pezzi all'Austria? Sì. Però costa il 30%. Ok, 33%. Posso far tornare un pezzo alla Lituania, alla Russia. A chi questo? Alla Lituania, no? A Loren? A Borgogna gli posso fare guerra a parte. Costa di meno. Purtroppo Borgogna si infila sempre dove non si deve infilare. Vabbè, allora dopo vediamo meglio loro dov'è che c'hanno i claim. Quindi questo trasferiamo a Polsk. La Francia è in una coalizione contro di noi. Questo a Polsk. Poi questo a Polsk. Poi questa è la Russia, quindi no. Quindi voglio queste tre qua sicuro, che le diamo a Polsk. Facciamo pace, vediamo un po' che dice. 1, 2, 3, sì. La Polonia, sì. Questa, sì. Questa, no. 59%. Un po' di soldi. Vabbè, basta così, no? Ok, ciao Svezia. Il Polsk ci sta diventando enorme. Adesso potremmo far guerra a loro. Vediamo un po'. 65, diplomatic power. Sì, è 75% in rosso, quindi meno 75%. Mi conviene questo? Qui c'è uno sconto o più 75%.
100% di community power e 100% cost for. Qui dice invece 75% di community power. Quindi che è negativa, no? In rosso. Vabbè, facciamo questo. Tutti contro la Russia. Adesso, forza ragazzi. Ottomani, prima che dimentico, facciamo altri claim. Guardate gli ottomani, che cavolo sta succedendo? Ah, Bulgari, grandi. L'Austria sta convertendo. Grandi. Forza ragazzi, tutti contro la Russia. Siamo saliti di livello diplomatico. Tra un po' navi ne posso creare? No, ce n'è addirittura uno in più. Vabbè, idea. Andiamo avanti. Diecimila di soldi, buono. Manpower al massimo. Con loro fino a quando siamo in tregua? Madonna. Non lo so. Dieci anni ancora. Vabbè. Con loro 1700. La miseria. Loro ci abbiamo appena fatto pace, quindi un bel po' di anni. Stanno facendo qualche core, sì signori, sì, qua. Io stanno facendo qui. Bello fare una guerra con la Russia e non guardare che cosa sta succedendo, no? Carina come cosa. Magari era meglio avessi preso Yorkshire. Qui loro hanno fatto il core, bravi ragazzi. Bravi ragazzi, bravi. Loro hanno una tregua con noi. Vabbè. Rivale del nostro rivale. Take Yeni Pazar. Yeni Pazar. È sicuro che è questa? Infatti no. Roba ottomana. Fabbricate claim. Ok, vediamo un po' qualche altro religioso qua, cattolico. Allora, la Toscana per esempio. Toscana, ti vuoi tramutare pure tu? Sì. E Salisburgo, sì, anche tu. E Ulma, anche tu. Grande. Wolfsburg, anche tu. Perché no? Genova. No, tu no. Ok, con Genova miglioreranno le relazioni. Allora. Loro? No, nemmeno. Ok. Vabbè, comunque, ormai praticamente ho chiesto la conversione quasi a tutti. Abbiamo i punti lì diplomatici che ci aspettano. Ok, saliamo di livello. Possiamo migliorare le navi. Lo facciamo. Ah, è nata la Serbia. È nata la Serbia. È nata pure l'Albania. Grandi. Gli ottomani stanno cascando a pezzi. Bene. Come va con la Russia? Bravi ragazzi, bravi. Ah, solo sto pezzo riusciamo a... (ride)
L'Austria è stracontenta praticamente. Venezia come va? Che magari questo è un vassallo un po' stupido, troppo piccolo. Sì, lo potrei incicciottire anche Venezia volendo. Come va a te? Hai fatto il claim? Brava, hai fatto il core? Da qualche altra parte lo stai facendo il core? No. No, vabbè. Piano piano, dai. Ok, il claim su la Serbia è quasi arrivato. No, che cancello. C'è morto qualche generale. Prendiamo l'altro claim. Ok, con loro siamo pronti. Andiamo avanti. Senza nemmeno generale. Come va il casus belli qui? Sale. Altro 23%. Va bene. Circassia. Che sto pesetino qua sotto. Possiamo prendere un'altra idea, la prendiamo. Abbiamo problemi di ribelli. I nazionalisti croati. Non abbiamo più problemi di ribelli. Bello averci tanti punti in più da sprecare senza pensarci. È caduto già un pezzo qua. Andiamo avanti. Guardate gli ottomani come stanno messi, eh. Ah, io ho lasciato delle truppe qui, ne ho talmente tante che le dimentico in giro. Stanno facendo sti cavolo di coro loro? No. Mannaggia a voi. È caduto quest'altro pezzetto. Ok, la Serbia è caduta tutta, vediamo se la posso annettere. No. Ma perché ci dà il 99%? L'ho chiamata come cobelligerante. Length of war, cioè devo far durare la guerra un'eternità. Vabbè, allora... 1, 2, 3, 4... Vabbè, vuoi rimanere così? E sì, tanto che perde prestigio. Ci diventi... E ci dai i soldini. Va bene, torneremo. Ok. No, 158, ma sono troppi, basta così. Vabbè, dai, altro colpetto. 10-0-0, va bene. È caduta pure l'Albania. Ok, ci tiriamo dentro pure l'Albania. Wow, chi è uscito qua? La Grecia? Grandi. 8 punti. Posso fare altri gore? Questo 36. E Derby e Oxfordshire non posso farli. Se questi diavoli qui non fanno i core, non posso nemmeno venderli. Mi sta costando l'ira di Dio sta cosa, eh? A livello di... Reduce over extension. Russia. Occupato la Svezia addirittura. Ok, vediamo un po' i claim che hanno loro. C'hanno claim dappertutto. Adesso però c'è la Svezia.
Polosk. 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 E Polosk. Posso prendere di più? Ok, penso che possa bastare così. I soldi. Così gli posso far lasciare una reazione, tanto per. War Reparation, non l'accetti. Vabbè, anzi, tanto per, se la possono tenere, andate. Allora, questo ci facciamo il core. Allora, credo che possa bastare anche per questo episodio e magari ci vediamo al prossimo episodio.